Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Ragazzi, cosa volevo fare in questo episodio? Volevo farvi un riassunto del mercato che è stato fatto in estate, in questa seconda stagione. Andiamo quindi sulla lista, qui lo faccio perché per chi non può seguire magari la live, oppure per chi non l'ha seguita l'ultima live, le ultime live e tutto il resto, così magari siete al corrente un po' della rosa che abbiamo costruito per la seconda stagione e di chi abbiamo comprato e tutto il resto. Allora ragazzi, come portiere abbiamo preso Cardinale, comprato questa stagione, 23 anni, un 79, portierino niente male. Abbiamo venduto Hitz, abbiamo fatto una bella plusvalenza, abbiamo preso Cardinale. Poi è arrivato Leali a zero, preso a gennaio dello scorso anno, 75-24 anni, può crescere bene. Poi difensori centrali siamo copertissimi perché abbiamo De Nayer, preso quest'anno, difensore preso dal City, giocatore giovane del Belgio che può crescere anche lui. Poi la certezza Cabasele, poi abbiamo Kempf, poi abbiamo Mbemba, Montes e Jonathan Tah, che è proprio la stella della squadra, 84, vale 35 milioni. Wallace preso dalla Lazio, abbiamo dato la Ren come contropartita più soldi per prendere lui, anche lui molto molto giovane, alto 1,91, 22 anni. Come terzini destri siamo coperti con Jage, che conoscete ormai tutti, e Beiser, che è diventato un 80 a soli 23 anni. E poi per quanto riguarda il terzino sinistro abbiamo Gunta, che è un giovane che sta crescendo bene dall'anno scorso, e poi Kurzawa, 83 di overall, 24 anni, anche lui una stella. Per quanto riguarda il centrocampo ci siamo mossi bene, poi vi faccio vedere anche il modulo. Allora abbiamo Kums, che è una riserva, certo è sul mercato ma è alla fine è una riserva che può tornare utile durante la stagione, 77 di 29 anni. Pereira, che è stato ragazzi tutta l'estate, per chi ha seguito la live, in vendita, non l'abbiamo venduto e ha fatto anche doppietta nell'ultima partita di campionato, quindi alla fine rimane e diventa il nostro COC classico. Veramente giocatore fortissimo, meno male che non l'ho venduto, veramente forte, 82 di overall. Renatino Sanchez poi ragazzi abbiamo, però è in prestito, quindi a gennaio andrà via purtroppo, però riproverò magari poi a prenderlo. Poi abbiamo Den Donker dall'anno scorso, poi abbiamo preso Diawara proprio nelle ultime ore di mercato, giocatore qui ancora con la maglietta del Bologna ma preso dal Napoli, che può tornarci veramente veramente utile come ruolo di CDC. E poi abbiamo preso questa stagione anche Ruben Neves, giocatore fenomenale di soli 20 anni che può crescere anche lui tantissimo. Poi come COC abbiamo Afellay, che a gennaio voglio vendere assolutamente, preso a zero da gennaio scorso. Poi Madison, che è più una scommessina, giocatore giovane, alla fine preso dal Norwich, che non è niente male, però lo faremo crescere. Poi abbiamo Quaison, preso a zero, che sfrutteremo quest'anno, e Villalba, che è un po' il giocatorino, la stellina della squadra che deve crescere. Per il momento non mi ha convinto. Come esterni, qui tutti esterni sinistri, ma possono fare anche gli esterni destri, quindi attenzione, abbiamo Belli dallo scorso anno, vabbè. Poi abbiamo Depay, che ovviamente è la superstella, Belli forte, è diventato un 80, forte, non mi ha proprio convinto al 100%, ma forte. Depay, che vi ho detto è proprio la stella classica. Capucca, comprato a poco, 20 anni, è un po' un mio pallino, può fare anche il COC all'occorrenza, preso dall'Leicester che l'anno scorso mi aveva impressionato. Poi Intep, 25 anni, 82, vale 25 milioni, ma si può vendere anche a 40 milioni senza problemi, preso a zero a gennaio scorso e ci può tornare utile durante la stagione, o che ne so, anche in uno scambio di gennaio, poi vedremo. Poi abbiamo Chiesa, che l'abbiamo mandato in prestito per farsi le ossa. Poi abbiamo comprato la stellina Felipe Anderson. Per l'ala destra ragazzi ci abbiamo messo un casino perché veramente è stato difficile, ma poi abbiamo preso Felipe Anderson, che a me piace un casino e già si sta muovendo bene, può fare la D, la S e anche il COC. Poi abbiamo Ademirson mandato in prestito, che può crescere, 23 anni, un 76. Abbiamo Asoro anche mandato in prestito e poi abbiamo comprato Balotelli ragazzi, perché serviva un giocatore che sapeva tirare i rigori e l'ho già provato per una partita e mi ha impressionato. 27 anni, ha un 80 di overall, magari lo valorizziamo noi. Niente male, non l'abbiamo neanche pagato molto. Poi abbiamo Folivi in prestito, abbiamo comprato Locadia, Bomber Locadia, chi se lo ricorda la mia carriera col PSV Eindhoven dello scorso anno, reale,
non del gioco. Bomber Locadia che utilizzeremo 23 anni 78 può arrivare subito all'80. Sinclair in prestito e Success in prestito. Quindi questa è la squadra, ragazzi. Ora per finire vi faccio vedere anche la rosa. Abbiamo deciso di utilizzare quest'anno un 4-3-3 tra parentesi 4 su Foot col COC. Quindi punta Balotelli, il sostituto sarà Locadia, sostituto naturale. A sinistra abbiamo Depay, a destra Felipe Anderson, Diawara e Sanchez come mediani, però all'occorrenza ci sono anche Ruben Neves e Dentonker, quindi belli coperti. Pereira come COC, ma c'è anche Fellai, non penso di usarlo, c'è anche Villalba, c'è anche Quaison. La difesa la conoscete, Weiser, qui c'è anche Jace, volendo Kurzawa, e c'è Gunta come sostituto, Jonathan Tah e Kempf, e poi ci sono Montes, Memba, Wallace e Denayer, e poi Cardinale che farà un po' di partite insieme a Leali. Poi per finire, ragazzi, vi faccio vedere solo chi ho venduto, perché giustamente dovete anche vedere questo. Trattative, andiamo su trattative riuscite. Allora, chi è che ha lasciato il club? Ha lasciato il club Gonalon, venduto a 30 milioni, quindi plusvalenza incredibile, così abbiamo avuto budget. Poi, come vi dicevo, Itz, sicuramente portiere pagato poco e venduto a 20 milioni al Wolfsburg. Poi è andato via Ducouré, anche lui ha una buona cifra, 22 milioni e mezzo, non mi aveva sorpreso particolarmente. E poi, vabbè, abbiamo venduto Gomez alla Aston Villa a 3 milioni, perché giustamente è un portiere ormai vecchio che non ci interessava. E per il resto, vabbè, cessioni poco importanti come Oban a 2 milioni e 7, Chiesa, vabbè, in prestito, ad Emilson uguale. Quindi non abbiamo fatto cessioni incredibili, ma abbiamo comunque gestito bene, secondo me, il budget. Poi mi dite voi nei commenti cosa ne pensate. E poi, per finire proprio completamente l'episodio, vi faccio vedere gli obiettivi che ci hanno dato quest'anno, quelli della dirigenza da superare, che sono abbastanza difficili. Infatti vedete l'80 di overall non sarà semplice. Allora, crescita giovani, dobbiamo ingaggiare un giocatore e schierarlo per una partita dall'inizio a gara in corsa. Questo si può fare tranquillamente, abbiamo già il nostro fenomeno in panchina, nel vivaio, quindi lo faremo crescere. Fama del brand, guadagna 60 milioni dalla vendita delle magliette, siamo già a 58, quindi si può fare. Questo forse è l'obiettivo più difficile, riduci gli ingaggi dei giocatori di 75.000 a settimana, e penso che sarà difficile, non so se riusciremo a farlo. E poi, il successo in patria, qualificati per la Champions League, ok. Poi FA Cup addirittura alle semifinali, e guardate qui, vinci l'Europa League. Quindi obiettivi importantissimi che proveremo a superare durante la stagione. Vi ricordo sempre in live, di solito verso le 19. Attivate la campanella, iscrivetevi al canale per non perdervi i successivi video. Ripetete il più ricercato, perfetto. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.